Hello! Siamo live! Ciao! 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 Hello! Allora, C'è ci vediamo la prossima volta! un'infiltrata Abbiamo dato! tra di noi. Eh? Buonasera. Mi sono trovata Non così a l'avete caso. vista? No. Cosa? C'è un'infiltrata tra di noi. Ah, ma sì, ma poi Finalmente ti si è è. abituata a convivere. Ciao Jack, ciao Tizio, ciao regista. Tizio. E le altre personcine, ma te le presentiamo un po' per volta, non è che facciamo Se la live. Piano piano. no è un casino. Io sto vedendo l'annuncio, evidentemente. Sto vedendo l'annuncio, ma non mi sono abbonato. Cioè, no, io non sono abbonato ad influencer questo. No, è febbraio, sì che sono abbonato. Perché mi appare la pubblicità? Boh, vabbè. Piccolo trip di Io non Andrea. so ancora come si fa ad abbonarsi, quindi vabbè. Che bello, mi fa piacere non essere da sola, la cosa mi conforta di più. Ancora non Grazie. ci sono riuscita. E Veronica oggi non c'è. Vabbè, io direi di iniziare tra di noi. Veronica non c'è. No, raga, siamo noi, Dobbiamo chiedere a Tizio. ci Hai una saranno connessione super sorprese, almeno un po' stabile, di Andrea, impegno. di quelle Sì, Andrea, la proprio tua connessione paurose. fa schifo al cavolo, se posso dire la mia, però vabbè, Perché guarda. Eccola. È perché sono Andrea. in montagna e... Non sei in montagna, smettila di dire questa fake news. Però c'è la Quindi neve a quanto pare. sono su un monte innevato, sono su una collina innevata. Bravissimo. Vedi, stai imparando pian piano. Oh, vedi. Allora, buonasera. Di che si parla stasera? Che Prego, la facciamo? connessione. Non lo so, Chi è deve che sa condurre Giusy. qualcosa? Ah, beh, allora stavo a cavallo, stavo Non a è cavallo. Dai, yeah. vero! Sì, è vero, è vero. Ma raga, ma quando l'avete detta questa cosa? Ciao Non lo so, ora, ciao Giusy, cosa parliamo stasera? raga, allora vabbè, raga, stasera nel frattempo, insomma, che vi ristabilizzate tutti, lo so perché sto conducendo io, vabbè, parliamo di influencer privacy. Pazzesco, ha letto il titolo. Raga, non ero Incredibile, pronta. non lo saprei fare lei, cazzo, nessuno. Chi se l'aspettava? In Incredibile. chat dicono che Giusy è una conduttrice top. Hai visto? Certo, Adesso sbagliato. andrò in televisione. Boh, il prossimo passo si inizia dal basso, però. Già come mi Allora, aspettavo una tua battuta sull'elettricità, tipo conduzione. Vabbè. non l'ho mai fatta e non l'ho No, minimamente pensata. Sei io me una persona l'aspettavo sulla sgradevole, bassezza, invece. semplicemente. Ma perché avete questa bruttissima immagine di me che deve per forza insultare gli altri? Ma non è vero, schifosi pezzenti. ci sarà un motivo se ce la siamo creati, no? Sì, Vabbè, esatto. sì, ok, ha più senso. Comunque sì, Giusy ha individuato bene il tema. Bravissima, 10 punti Sì, agricoltura. partirei con una domanda. Voi come Sì. gestite la vostra privacy sui social? Cosa intendi? Nel senso, c'è qualcosa che evitate di condividere per privacy? Come tutelate la vostra privacy sui Vabbè, non social? mi faccio le foto da nudo, io le posto su... Per Cioè, esempio. perché... Ah no. Non su Instagram. Ho Certo. cambiato opzione, dovrei lagare meno. Spendo... Vabbè. Ma hai Raga, proprio ragione, in ufficio non Andre. ti senti per niente, Cazzo, no, cioè. proprio un upgrade, guarda, incredibile. C'è Vai, dai. Tizio che devo fare le ripetizioni se prende 4. Va bene. Beh, tanto. Ci siamo già sentiti per le ripetizioni, dai. Allora, al di là del proteggere la propria privacy sui social, che si può fare, io l'ho condiviso con voi, ma anche in una storia tra gli amici più stretti l'altro giorno, che la cosa che mi mette più ansia, e ripeto, parliamo di persone poco seguite sui social come noi, non stiamo parlando di Chiara Ferragni o persone della fama di, non lo so, Totti o altri personaggi, che una persona l'altra sera mi ha scritto: è stato un trip sentire la tua voce mentre cenavo al ristorante a Garbatella. Quindi io avevo presumibilmente in un tavolo abbastanza vicino una persona che non mi ha detto, io dico, ma dimmi ciao, ehi, tu sei Andrea? No, non me l'ha detto. Ha passato la serata a sentire i miei discorsi, io non so che discorsi ho fatto quella sera, e poi mi ha scritto 2 giorni dopo dicendo, ah, è stato un trip. Quindi in realtà la cosa che a me dà un po' più fastidio è questa consapevolezza che in realtà non c'entra con i social, non c'entra assolutamente niente col digitale, però questa consapevolezza di essere un po' sempre
perlomeno non sempre, però di poter attirare un po' l'attenzione anche se non vuoi, no? E ripeto, stiamo parlando di persone che hanno qualche follower su Instagram, immagino a livelli più alti. Ciao Scuba, ciao a tutti. Spero si sia sentito quello che ho appena detto, se no mi sono fatto il monologo Sì, insensato ti e... ho sentito, ma Sì, infatti sentito. è un complimento o no? Che trip sentire la tua voce? Sì, è un No, un complimento. complimento, penso. Ah, Sì. ok. No, perché questi linguaggi dei Tizio giovani che... incognito, come sempre, non puoi scrivere in maiuscola, quindi mi dispiace, vale sempre la stessa regola, non è che cambia. Non Basta, è che siccome cambia la basta. E live, poi allora cambiano le regole. stasera ci sta il mio preferito. Chi ha Grazie. Un'ora e tre, ciao a Non tutti. sappiamo ancora Ciao chi alla è. nuova Unflu Giulia. Grazie a Sassa che si è Secondo me ci abbonata può per essere. tipo in un decorso di Grazie due per mesi. l'abbonamento, Sassa. Grazie. Sono entrata io, Grazie. capito? Per quello che si Vai, abbona. Stonks. Esatto. Quello è il motivo. E Esatto. parte il comunque. maiuscoletto di nuovo. Ciao Ma Persi! Ma ci sono tutti stasera. Ciao Persi. voglio comunque è vedere i vero. nuovi Anflu. È Ah, ecco perché. chiaro. Perché c'è hype. Ok. Ma comunque è vero quello che dice Andre, che c'è un po' questa ansietta, anche se secondo me io l'ho sempre vissuta, vabbè che io mi imbarazzo sempre come un matto, però io l'ho sempre vissuta abbastanza in maniera molto leggerina, cioè se si incontrano persone che segui, sì, boh, andiamo a prenderci una birretta, chiacchieriamo un po', che ne No, so. vabbè, anch'io, Giacomo, non è che voglio sembrare quello che dice, oddio, che palle, anch'io, anche a me Ah, piacere. però... Però, cioè, se vai a cena fuori e poi ti scrive 2 giorni dopo una persona dicendo ho sentito i tuoi discorsi, non è proprio il massimo, cioè. No, Ok, essere sì. riconosciuto mi fa piacere, certo, quello assolutamente. Anche a me è Mi hanno successo. scritto dicendomi che mi hanno visto a lezione. La cosa che fa più pensare è che in realtà io a lezione quel giorno non c'ero. Quindi non so che livello di... Era un Sì. tentativo di approccio andato Poi... male, tipo. Ma Sì, no, non è, cioè, non era esatto. neanche... Non so qual era la strategia sotto questo approccio, però... Sì. O forse c'ero e non lo so. Quindi a quel Magari una punto... lezione vecchia. No. Io ogni volta cringio, quando... cioè Una non cosa cringio, però ci prima. restano tipo un po' tipo così, non so mai cosa dire quando dicono: "Ma sei quello che fai video?" Io: "Sì, sono io." Ok. Cioè, che Quello dei dovrebbe fare pianeti, piacere. vabbè, ma quello è imbarazzo un po', dai. Sì, è Cioè, imbarazzo, ma ci sì. sta. Però, cioè, non sento il peso della privacy, nel senso se, boh, cioè, so, vabbè, sono molto estroverso di mio, però mi piace condividere, cioè, condivido anche aspetti non esageratamente privati, però aspetti personali della mia vita anche sui social, cioè, sul canale Vabbè, però parlando. aspetta, tu hai la possiamo dirla questa cosa, che tu hai il profilo tuo privato e il profilo pubblico, quindi già È vero? poni limite tra le due cose. Io no, io uso tutto come Andrea Nuzzo e la cosa più privacy che faccio sono le storie tra gli amici più stretti. Perché? Ecco, io non ho gli amici più stretti. Pure io. Non, ma perché? Allora, innanzitutto mi sentirei una cacca gigantesca, perché sarei lì, tu sì, tu non sei il mio amico stretto, tu non sei la mia BFF, quindi Quello che hai stai fuori. fatto Cioè, è letteralmente quello che hai fatto con noi per BeReal, Giacomo. Sei un maledetto, è vero, concordo. No, no, quella storia è un po' diversa, perché io BeReal non l'ho più utilizzato quando l'avete scaricato voi e quindi non mi è più cagato, scusatemi, però non ho fatto questa cosa. Però no, e per quello non ho gli amici stretti, ma poi perché, che palle, cioè dover anche lì a pensare, aspetta, questa storia la metto sugli amici stretti o su quelli con tutti? Oddio, aiuto. Una volta ho fatto una figura incredibilmente brutta, ma vi parlo di tanti anni fa. Dovevo mandare questo video su Instagram a un mio amico in chat privata, e che era uno di quei video che visualizza solo una volta, solo che io sono pirla e non mi ero visto questa cosa qui. Quindi ho mandato questo video, era boh, io che mi facevo, ma tipo qualcosa in cucina, e dicevo tante parolacce, perché non mi era riuscito a fare questa cosa qui, e non mi sono accorto che l'ho messo sulle storie. Me ne sono accorto dopo un'oretta, dopo che le persone mi scrivevano, ma... Perché questo? Perché così arrabbiato? Cosa sono tutte queste parole? E poi mi sono reso conto che avevo sbagliato. Quindi, onde Secondo me. evitare queste cose qui, io non ho gli amici stretti e metto su tutto quello che mi passa addosso. Io non, pure non li ho, non, ma perché ho sempre pensato, vabbè, io in realtà come Andrea avevo il profilo, come dire, privato che è diventato profilo pubblico, potremmo dire così, e quindi io le pubblico perché sono pubbliche, cioè punto, non faccio distinzione. E anzi, io mi faccio tante paranoie su, che so,
pubblicare la foto dalla finestra di casa mia, poi la gente capisce dove abito, cioè mi vengono un po' queste paranoie di questo tipo. Però sì, no, amici stretti non ne ho, però sto molto attenta, questo sì, cioè un po' mi faccio le paranoie. Su questa cosa anch'io, Marco. perché su YouTube avevo uno dei miei primi video che avevo caricato, cioè si vedeva perfettamente, diciamo, la via di casa mia. Come ho iniziato un po' a fare i numeri su Instagram, ci ho pensato e l'ho tolto. Ma lo farei anche se non avessi numeri, cioè nel senso che poi numeri, vabbè, nel senso anche se mi seguono tre persone in croce, comunque cerco di non far vedere dove abito, anche perché una volta mi ha scritto una ragazza, ah, ti ho vista nel mio quartiere, ero lì con la Adesso dici calza la via e tesa, manda no, pure. e quindi mi è venuta, come dire, cioè da un lato mi ha fatto piacere, anche se in realtà non mi ha fermata, però... Dall'altro ho detto, cavolo, questo sa dove abito, praticamente. Ma io non mi sono mai posto questo problema, ce cioè me lo state facendo venire voi adesso, E anche questa cosa. a me in realtà, No, perché... il fatto è che io, abitando in un paesino del Menga, con pochissime anime, che tra l'altro c'è scritto sull'Instagram qual è, cioè non mi faccio più neanche tanto problemi, perché se arrivano lì, cioè in un nanosecondo sono... Ma sono da premiare se Esatto, arrivano lì, praticamente. cioè quella la figata, perché se arrivano lì io sono solo contento. No, invece a me la casa dove, diciamo, di giù, dove sono nata, lì praticamente tutto il paese sa dove abito. E una volta un tizio mi ha scritto: ma tu sei quella che abita nella stessa strada di Pinco Palla più avanti? Io non gli ho risposto, ho detto: ma sì, cioè, ma siete impazziti? Cioè, mi ha Ma scritto era su uno Instagram. random o uno del tuo Era paese? del mio paese che non so come mi ha trovato su Instagram e mi ha scritto: ma tu abiti lì? Cioè, ma io non lo so, raga, io ho No, paura di tecnica di queste approccio, secondo me cose. Vabbè, quindi le potrebbe... abitazioni mettono ansia, questo abbiamo capito. Sì, Ma io non solo le sì. abitazioni, secondo me l'abitazione è uno dei tanti elementi che può mettere in pericolo la privacy sui Tipo, social. quali altri? Quali altri? Quali altri? Quali altri? Questo volevo chiedere, infatti. No, vabbè, nel senso, non so voi, però io non voglio far vedere troppo della mia vita privata, ma non per una questione di oddio mi spiano, proprio perché voglio stabilire un confine tra quello che è la vita privata e quello che condivido, ma non perché voglio fare la persona finta, eh. Secondo me ci sono delle cose che me le tengo per me, No, ripeto, anche vabbè, se... tipo quando fai traffico di sostanze stupefacenti è No, giusto che non le metti, quello l'ho però va condiviso, quello bene, l'ho lo faccio condiviso. anch'io, per cui va benissimo. Quello va bene, però tipo... A proposito di traffico di Ma sostanze io invece... stupefacenti, Andrea, sei sulla neve? No, no, questa non è. No, Provo ma a che l'hai detto? vedere. Vabbè, no, è Provo a che farvela vedere, ci non riesco. fa vedere la Ah, neve. guarda, con questa connessione, secondo me, va bene No, uguale. è Che fattibile, zoom, ragazzi! guarda. Guarda, la tecnologia cosa ci fa Mamma mia, fare? siamo entrati in una chiamata su Meet di quelle brutte con le persone che non sanno fare le Ah, un cose. po' Neve, buie. aspetta, aspetta che ti Sulla zoom, aspetta. neve. Ho messo il piede scalzo sulla neve. Cosa hai No, fatto? aspetta, Si no, vede. Giusy, Perché sto no. io? Giusy si è spaventata per se stessa. Bellissimo. Ma non si vede nulla, cioè Che buio. bella balla Aspetta. lustra. Wow. Vabbè, le Aspetta che torce accendo i fanno. lampioni. Accendi il gruppo Sembra quasi elettrogeno. un documentario di quello di Tra l'altro, oggi. parlando, beh, si È fa tipo vedere. Bear Lost Grylls. Frame. Esatto. No, ragazzi, comunque, perché il fosforo, no? Cos'è Niente, il non si vede. fosforo? Sì. Potete vedere Ah, questa bella, neve. vabbè, dai, ci piace. Grazie, Grande. ottimo. È bella, sì. Fantastica, ci sta. Tra Qui l'altro, a bello che Andrea ha Giacomo detto che parlare si della preoccupa neve. un sacco per Esatto, sì. la casa e sta mostrando tutto l'immagine. Ma non è casa mia. No, Aspettate che riprendo il vabbè, citofono allora, qua. io allora che ci frega. Ok. No, quali sono le Comunque, altre perché mi cose? avete spostato? Sono di qua adesso? Vabbè. No, quali sono le altre cose, Andre, che ti pigliavano male? Al di là della casa, anche dove... Cioè, quello che hanno scritto prima in chat è vero, non mi ricordo chi l'ha scritto, forse Jack. Hanno scritto un mio amico pubblica le foto delle vacanze quando è già rientrato a casa. Io ho trovato, cioè, delle volte magari ho messo delle storie con la posizione di uno specifico luogo, magari anche un paese piccolo, tipo l'esempio è successo quest'estate a Castellammare di Stabia, era tipo l'alba, e un tizio mi ha scritto, io sono a correre sul lungomare, aspetta che ti vengo incontro, ma
Magari io non voglio incontrarti in quel momento in cui ho dormito un'ora e sono sul lungomare di Castellaneta di Stabia. Quindi magari All'alba deve essere stata una bella cosa, sì, anche le storie le metto tipo magari un'oretta dopo che sono stato in quel posto. Non lo so, però un minimo di stacco ci deve essere. Ripeto, senza mentire, però un minimo di stacco ci deve essere. anch'io io faccio. sono faccio il contrario, cioè io condivido veramente tanto. Sì, cazzo. Cioè, mi piace proprio, ma perché parto dal presupposto che tendenzialmente sono miei amici, almeno sono sempre stati miei amici che mi seguono. Quindi quando faccio le cose divertenti voglio condividerle. Però non pubblico mai tipo le storie con le introspettive, tipo sto ascoltando una canzone triste perché sono triste, quello no. Solo quando faccio cose divertenti. No, io pubblico Ci anche la sta questo. tristezza. Invece Ecco, perché Giulia non posta in mai? estate. Cos'è? No, niente, niente. Invece in estate, sì, quest'estate che stavo, insomma, ero nel pieno della crescita, se la smettono di urlare dietro questa stanza. Perché dire nel pieno della crescita? Quanti Eri anni nel hai? pieno della Avevi crescita. 14, Sì, scusa. ero nella pubertà. Perché si è sbarbato e è tornato indietro. Capito? No, ero nel pieno proprio della crescita, e quindi. Ma cosa vuol dire? Non ho capito. No, ero nel pieno della crescita su Instagram, capito? Nella crescita del profilo. Ah, è mio, Ah, anche questo io ho capito, nel pieno della non crescita tipo capisce mio. sviluppo. No, 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 era anche crescita personale, ci mancherebbe. Non ho capito. Cosa facevo? Ah, sì, condividevo tipo i posti dov'ero, perché diciamo che d'estate si risveglia l'ormone generale, quindi cercavo di. Sì. Cioè, nel Ho senso. paura comunque di dove tu Parli in voglia maniera andare a parare. Ho confusa. veramente No, no. paura. Sì. Perché era nel pieno della crescita, capito? Quindi creavo Ah, situazione, capito? Cioè. certo, la tempesta ormonale, sai, le Certo, sì. medie. Mi Certo. piaceva. No, però Cami, in e tu? generale mi piace trovare gente in giro. Ma io sono molto riservata come persona, quindi. Cioè, cose della mia vita non cerco di non pubblicarle. No, è vero, Giacomo, non Non fare è le facce. vero, è proprio vero. E, tranne la settimana scorsa, che per esempio è successo anche a me di pubblicare una storia che volevo pubblicare sul mio profilo privato e per sbaglio l'ho pubblicata su Ma era Neuroscami. quella sulla neve, era quella sulla neve, no? Ah, vabbè, non era niente di tremendo, dai. Ma tu hai un No, profilo no, però è privato? proprio, cioè, una cosa mia che quando pubblico cose, non lo so, troppo personali così mi prendo male. Infatti per quello ho il mio profilo privato e diciamo non. Poi qualcosina, magari se, cioè, se sono in giro per la città, vedo qualcosa che può starci con la pagina e tutto, sì, però cose proprio della mia vita privata non. E comunque Edizione Incognito ha ragione, scrive, stiamo considerando poco la chat effettivamente, non ha scritto questo, ha scritto, c'è un test della privacy utilissimo, quando usavate Omegle, o Megle, non mi ricordo come si pronuncia, vi facevate vedere subito, io no. Che Io non l'ho mai bello! usato. No, io c'avevo una Io maschera. ho fatto tante di quelle Ragazzi, sì. Non chiacchierate, mamma so cosa mia. sia. Praticamente Come non so? è questo sito dove vai e ti mette in collegamento come se fosse una videochiamata con un'altra persona che sta facendo la stessa cosa nel mondo. È tipo chat Io mi room, diverto. sì. C'è stato un periodo che io mi divertivo come dei matti con dei miei amici a fare queste cose. Ho conosciuto un sacco di gente matta totale da tutto il mondo. Mi ricordo questo tizio giamaicano che aveva vicino a sé una tanica di latte, ok? E se la beveva, ma tantissimo latte. E è diventato il mio migliore amico per quella sera. E tu cosa facevi mentre lui beveva il latte? Cioè. Lo facevo sì. Neanche in chat conoscono Omegle. Comunque sì, Sassa, era quello con la videochat random. Sì. Guarda, Vedi? l'80, no, vabbè, l'80 no, il 65% delle volte beccavi cose che non volevi È trovare. vero, c'era tanta Sì. probabilità di beccare dei falli. Questa è l'unica Sì, orecchie controindicazione di irregolari, fuori Omegle. gioco, molte cose, Sì. Beh, lì altro che privacy, insomma. Vabbè, in realtà sì, perché se non vedi la faccia è privacy. Beh, ma ok, no, non entro nel Vabbè, dai. problema. Vabbè, è fattuale. Vabbè. È fattuale. Cioè, se tu vedi questa mano, di chi può essere? Di tutti e di nessuno. Di Quindi vabbè. Marco, c'è scritto il nome Ah, sotto. ah, Vedi? è vero, Dicono che ora Omegle ha la sezione hot, proprio per separare quella cosa dalle chat normali. Sì, ma secondo me funziona un tubo, però va bene. Comunque, vogliamo capire perché stiamo parlando di questi argomenti al volo, facciamo un bel Ah, quadro giusto, è vero. generale.
per una notizia che Marco dovrebbe trasmettere se ha. Ma in realtà no, perché non mi è stato mandato niente, quindi non trasmetto niente. Come no? Lo vedo io. Sì. Ce l'hai qui su. Marco. Non mi è stato mandato Vabbè, nulla. insomma, è uscita questa notizia in questi ultimi giorni. No. Però allora, Aspettiamo non la foto o lo prendendo diciamo? tempo in maniera evidentissima. La Stavo suspense. aspettando la foto. Non arriverà Ah, mai. tipo Allora, levo il telefono in modalità non disturbare e non l'ho visto. anticipo questa cosa, che io pensavo che questa notizia avesse avuto all'unanimità persone No, contrarie, cioè è che successo un avesse. casino. Ora parliamo della notizia del funerale di Maurizio Costanzo e di Maria De Filippi, che è stata fermata da No, dei fan aspetta. per farsi dei Raga, c'è selfie. stato un blackout tipo di un minuto, però nulla di che. Vabbè, Un trasmetti attimo, la già si è chiuso StreamYard per sbaglio e non si è sentito nulla per un minuto. notizia. Vabbè. Vabbè, nel frattempo noi parliamo. E quindi ci sono state delle persone che hanno chiesto a Maria De Filippi di farsi dei selfie e questa notizia, diciamo, queste foto, tra l'altro, la foto delle persone che chiedevano i selfie a Maria De Filippi, insomma, sono finite sul web, anzi in pasto al web. C'è chi era d'accordo, nel senso chi dai ci stava a chiedere la foto a Maria De Filippi e chi magari ha detto non è proprio il momento adatto, si può fare anche in altri momenti. Voi cosa ne pensate di questa notizia? Io sono rimasta un po' scioccata. Totale mancanza di tatto per me. Sì, Un condivido. momento errato, completamente errato. La stessa mancanza di tatto che io ho visto a dicembre a New York, sono andato al Memoriale delle Torri Gemelle e c'erano le persone che si facevano i selfie lì o i balletti, sai, col ring light, i TikTok in sottofondo. Cioè, sei al Memoriale delle Torri Gemelle, perché devi fare quel video lì? Ora va bene tutto, però è poco tatto, cioè, ed erano tanti, c'erano veramente tante persone che facevano video comunque divertenti lì. Secondo me, forse è Quello peggio. succede anche a Cosa? Berlino, anche a Berlino al memoriale pure della Shoah. Sì, ma raga, succede anche ad Auschwitz, eh. Ad Non so se Auschwitz, è vero, sai. anche ad Auschwitz. No, è così, è orrendo, sta cosa. No, allora, io, la discussione è nata perché le persone scrivevano, da quel che ho analizzato nei commenti sui social, è anche colpa di Maria De Filippi che le ha concesse. Io sinceramente non sono d'accordo. No, Cioè, cosa. neanch'io. Cioè, alla fine lei è stata anche gentile. Se no, cosa avrebbe dovuto dire? No, non è il momento, andate via. Non lo so. Boh, poi magari in quel momento neanche stai lì tanto a pensare a come reagire ad una situazione così distopica, perché sembra tipo alla Black Mirror. No, ma Come. non è mai, cioè la colpa è, cioè, che senso ha dire la colpa è di chi si è fatto il selfie? Cioè, cosa vuol dire? Allora io vado a farmi un balletto su TikTok del memoriale a Berlino e dico, e mi insultano e dico, ma ci hanno fatto il memoriale lì, che cazzo vuol dire? Sono io che sono È stato la stessa lì a cosa. chiedere. Cioè, Io no, più che non so. altro, no, più che altro, no, più che Scusa. altro in generale. Più che No, più che altro, più che altro. altro. No, più che altro io mi chiedo, ma la persona che ha il ricordo di questa giornata triste, non lo so, cioè, perché? È che forse per loro non era una giornata triste, no? Loro l'hanno presa come l'occasione per dire andiamo a vedere chi c'è, e senza capire la gravità della situazione. Non sto giustificando, sto cercando di capire assolutamente. E quindi non è che avranno rovinato il ricordo proprio, perché secondo me loro neanche si sentivano toccati dalla situazione proprio per il fatto che loro sono andati lì a farsi questo selfie. È una conferma di tutto ciò, secondo me. Cioè, secondo me, non è che hanno detto, oddio, c'è Maria De Filippi, facciamoci. Cioè, non ci hanno neanche pensato. Sono andati lì e hanno fatto il selfie. Perché? Perché ormai è una figata avere la foto con il figo di turno, il famoso di turno, e oddio, guarda che bello, la mandi nelle storie, la fai vedere ai tuoi amici, poi scompare. E poi c'è anche la cosa che adesso in potenza le persone con cui ti piacerebbe fare una foto sono molto di più rispetto anche solo pochi anni fa, perché ci Vero. sono molte più persone che fondamentalmente sono più conosciute.
Secondo me non hanno proprio capito la gravità della situazione, ecco, tutto lì. Secondo me si torna anche un po' al discorso che quando ci sono questi personaggi così tanto famosi e iconici, si fa anche fatica dall'altra parte a percepirli come delle persone, cioè che possono avere appunto la loro intimità. Questo da un lato può dipendere dalla persona, perché dipende anche da quanto tu concedi della tua privacy al tuo pubblico. Però c'è anche da dire che entro un certo livello di fama poi non lo scegli neanche più, e quindi un po' una situazione così. No, Jack, non era organizzato perché c'è proprio il video con una serie di persone che chiedono la foto, c'era proprio la fila a quanto pare, le davano la mano, lei era visibilmente imbarazzata, quindi no, è successo davvero, non faccio fatica a crederlo, ma più che altro volevo lanciarvi una provocazione. Secondo voi è successo perché lei è Maria De Filippi e conduce programmi che hanno un target molto ampio e quindi che raggiunge veramente tantissime tipologie di persone? O sarebbe successo anche con un Alessandro Barbero? Cioè, non lo so, è successo perché lei è Maria De Filippi o sarebbe successo con chiunque? Secondo me sarebbe successo con chiunque, indistintamente, Sì. perché non è tanto il che cosa fa una persona perché è famosa, ma è famosa. Cioè non c'è la prima parte. E Vabbè, ma allora vai lì. Sì, c'era anche Fiorello lì. ma la cosa è che cioè non è più il come mai sei famoso, ti seguo, quindi mi piace, quindi mi faccio una foto. Non so se notate anche voi questa cosa, cioè magari un personaggio famoso lo conoscono in tre, vanno lì a farsi una foto, il quarto che passa di lì vedono tre persone che si fa la foto con questo, boh, la faccio anch'io, si sa mai. È vero, succede. Sì. È un po' Tipo anche noi quello. qualche giorno fa. Vero! È successo lì a Bologna che i ragazzi hanno fatto la foto forse con la persona che sta per entrare, non mi ricordo chi è stato il primo, e poi hanno detto, vabbè, facciamola anche con voi. Io ho detto, ma voi mi seguite, mi conoscete? No, però abbiamo fatto la foto. È vero. Che io trovo così inutili queste cose, ma va bene, E a tal boh. proposito, facciamo entrare, adesso aspettiamo un po' così si prepara, ecco, ho già visto che stava preparando. Facciamo entrare. Chi lo presenta? Lo presenta Andrea, dai. Tanto lui è il leader degli Sì, no, influencer. quello con la connessione messa meglio, però Sì, è ottimo. vero. No, beh, adesso che ho messo l'hotspot va meglio. Facciamo entrare la persona che, il cui argomento è probabilmente il più odiato e si capisce tutto dal nome, utente, che è Mr. Pitagora. Ciao Fede. Ciao ragazzi, mi sentite? Oh. Oh, sì, ciao. Ciao ragazzi a Ciao. tutti. Mi stavo godendo la Benvenuti. conversazione da dietro le quinte. E Quindi infatti. questi sono i nuovi influencer, Federico aka Mister Pitagora e Giulia aka di Svago. Forse di Giulia non l'abbiamo detto di che cosa si occupa se non hanno visto la storia. Non è stato Perché non lo detto. sapete neanche voi. No. Perché sei dentro? Cosa fai? Non lo so, mi hanno tirato dentro, infatti. Questo gruppo di Vedi, matti, no, qualcuno lo ovviamente. sa però, qualcuno lo scrive, bravissimi. Qualcuno sa di che cosa si occupa Giulia, degli abbonati o delle persone che Chiedo stanno perché vedendo la. anch'io non lo so, quindi se No, no, no. qualcuno può illuminarmi. Comunque, prima Allora, uno l'ha ho detto scritto. che Federico doveva entrare, l'ho visto che era tutto. Tipo, oddio, mi Sì, mi stavo stavo riscaldando. Ho fatto un po' di scaldando. flessioni. Ma Sono perché è nudo pronto. sotto, noi lo vediamo così, ma sotto. Dai, non faccio vedere. A proposito di privacy. Esatto, no, che stavo parlando. Vabbè, dai, in chat è stato scritto da Jack. Non so se non voglio. Ah, oddio, si sta scrivendo le sue idee Vogliono sugli il gruppo abbonati. Discord per gli abbonati. Vogliono Discord abbonati, ma facciamo fatica a seguire il Telegram abbonati. Discord, direi che Grazie, per il. Michigan. Io non so neanche Vero, usarlo Discord. proprio vero. Ha un profilo interessante su IG Marketing. Grazie, mi piace Yes. curarle le cose. Ah, non parlava. No. Giacomo, sempre tu protagonista, non lo so. Io stimo No, Mister Pitagora. È arrivato il messaggio da Tizio in Incognito, che è uno dei chi è nostri questo primi abbonati. fenomeno? Grande È tizio. uno dei nostri primi abbonati. It's time to Tanta. abbonarsi. Persi, abbonati e ti facciamo entrare anche a te nel gruppo. Invece dovete sapere che Persi, quando noi abbiamo iniziato a fare live su Twitch da 3 settimane, è venuto a vederci live ad un evento. Cioè, Infatti si è immaginate il potere abbonato. di Twitch. Avevamo 5 spettatori e lui è venuto in un evento di sera, nonostante il giorno dopo avesse, non mi ricordo se scuola, a vederci per conoscerci di persona. Grande Grande. Persi. Che carino. E si è abbonato? Sì, si è abbonato adesso.
Grazie, Percy. Tra l'altro dobbiamo aggiungere, visto che Pitagora e Giulia Entra nella hanno fatto chat, degli se ti dici appunti. come ti chiami su Telegram e ti aggiungiamo. Andrea se ne frega di tutto, lui parla, se ne frega, chi se ne frega, Ma vai. per No, non è che curiosità. raga, non fatemi passare per il maleducato, ma ho la connessione su causa. Ok, a posto. Allora, dicevamo. Ciao. Dicevi, Federico? Ma per curiosità, quante persone ci stanno guardando che non riesco a capire? Siamo più o meno Sto 600. guardando un po' in giro. Argentina. Ah, ammazza, ok, buono, buono. Veramente? No, Ah, veramente. ok. Oh, che bello! Se c'è una cosa che io amo di Giusy è che crede a A tutto. qualsiasi cosa tu gli dica, è bellissimo! Io fingo di crederci, Io quando ricordati. fate gli eventi sono sempre in un'altra città, maledetti. Guarda, noi lo diciamo con un po' di preavviso di solito, quindi se ti vuoi organizzare, noi te lo diciamo dove siamo. Noi cambiamo città poi, non ti Esatto, preoccupare. andremo Siamo come dall'altra le parte scale di Harry dell'Italia. Potter. Posso fare una petizione per prendere un influencer alto? Perché sennò No. mi sembro, cioè, sembro un mostro. È un casino. Vabbè, Per Federico è favore. già più alto di noi, si può dire. Ti ho capito, Vero. grazie. Serve anche un metro e Non ci vuole sessanta. Ho messo i molto. tacchi. Vabbè, Beh, Giacomo, siamo tu noi sei nati, un 80. Federico è dell'altezza normale, eh? Cioè ci facciamo avuto un po' di shaming, ma si vedeva dalla storia che ho fatto l'altro giorno, dai. No, infatti Avevo quella storia portato i di Andrea mi tacchi fa poi. molto ridere. Avevi il tacchetto dentro la scarpa, no? Sì. No, e oggi appunto parlavamo di privacy, ma tra l'altro non solo relativa a quello che è successo con Maria De Filippi, ma anche per l'episodio di Sanremo, giusto Camilla? Sai, mi sono sentito un professore che chiede: cosa ho appena detto? No, Sanremo, sì. Certo, il Festival della Canzone Italiana, Amadeus, No, Morandi. immagino insomma a chi ti stai riferendo, visto l'hype che si è creato intorno alla coppia più famosa d'Italia, no? Amadeus e Fiorello, Esatto. chiaramente. Esatto. Io pensavo Proprio Enzo e loro. Iachetti, invece. No. No, vogliamo farlo spiegare Guarda un come nessuno attimino voi ride. più, io Nessuno lo ride, so, Marco. io so poco. Oh, Vabbè, Marco è Da scappato. No, solo. da solo. No, volete Sì. parlare di questa cosa? Spiego un Secondo po' la me, notizia. inizio io, raga. Secondo me, Chiara, come sempre, fenomena del marketing, se la si è potuta giocare veramente benissimo, come sempre. A mio parere, tutto studiato, tutto preparato. Lo pensavo Assurdo. anche di cosa stiamo parlando, giusto perché così capiscono anche in chat al volo, che sennò poi è un casino, e con capiscono cosa stanno parlando in chat intendo anche io. Allora, Siamo parliamo partiti dei assemblati. Reliance e di Ok. tutto l'hype che si è creato dietro il fatto che non postassero più storie, correggetemi perché io non ho seguito la vicenda. E insomma, io sentivo per esempio i miei amici che mi dicevano: ma si sono lasciati, ma sono 2 giorni che Fedez non pubblica la storia, che Chiara non. E niente, poi mi fermo qua di base alla Allora, vicenda. io penso che la goccia che ha fatto traboccare il vaso, almeno da quel che si dice, anche se dubito sinceramente che una stupidaggine del genere abbia potuto influire così tanto, è il bacio con Rosa Chemical, giusto? Credo, così ho Ma capito. più che altro è stato il fatto che poi hanno ripreso i Ferragnez dall'alto nel momento di pubblicità, dove a quanto pare Chiarona Nazionale era arrabbiata con Federico. Ma che a E me non quindi qui. sembrava proprio Ma qui poi. si torna alla roba della privacy, cioè una conversazione che in teoria doveva essere privata, perché comunque la RAI era in pubblicità, viene presa e viene totalmente interpretata dalla gente. Tra l'altro, un mio contatto Facebook era lì sul palco, e non dico il nome, ma in realtà perché neanche me lo ricordo, e Ma è un lui modo ha più ricevuto. carino per dire pusher il mio contatto Facebook. Cosa che No, su Facebook, cioè tutti noi abbiamo tanti amici su Facebook, no? Di nome, post un po' di persone che non conosci, e lui era sul palco e ha ripreso la scena con tutto ciò che si dicevano Chiara e Fedez. Ovviamente non l'ha voluta condividere, ma non capisco perché. Ha sentito il bisogno di fare un post dicendo io ho il video ma non ve lo darò mai. E io tipo ho visto il post. Attention seeker, praticamente. Esatto. Esatto, capito? Ci sta molto di quello.
Però a me non sembrava narrativa, non lo so, no, sinceramente. Ma per me è tutta, poi magari sono io, però secondo me è tutta una cosa che si è creata, ma anche, cioè loro secondo me non volevano creare questa cosa, si è creata, è capitata, e, ma cioè, ci hanno montato su una baraccolata alla gente esterna abbastanza pietosa secondo me, perché... Cioè, raga, mi sembra un po' troppo. Non posta la storia da due giorni. Si sono lasciati. Ho capito, raga. Cioè, anche meno. Però devi anche contare che... E lì torni alla privacy. Loro postano storie tutti i giorni, tutto il giorno. Quindi il fatto che manchino da internet diventa un segnale d'allarme per i follower. E questo per me è la vera mancanza di privacy. Il fatto, esatto, che se tu vuoi fare una digital detox, devi avvisare le persone che ti seguono. Sì, anche io l'ho pensato. Comunque io la pensavo che fosse un po' fatta apposta per non tu so dici quale motivo. Che non è fatta apposta. Però, no, perché poi ho visto recentemente dei contenuti di Fedez dove lui è visibilmente agitato. Ora non so se per quello che sta parlando con Chiara o per altri motivi, ma lui balbetta. Cioè io non lo seguo su Instagram, però di solito so che non fa così. Sono andato a vedere ultimamente dei contenuti su TikTok. C'è lui che balbetta, ragazzi, non lo fa apposta. Quindi, essendo balbutto... Perché lui soffre d'ansia. Ho visto uno spiegone invece di un'intervista di Fedez a... non mi ricordo la trasmissione che fa con l'altro influencer, famosissimo. Muschio Selvaggio. Dove parlava proprio di questo e diceva, dai, a Corrosa Chemical era. E gli diceva, dai, adesso quando sei sul palco, vieni qua e mi baci, eccetera, eccetera. Sembrava sì, quello scherzassero. Quello sì, era architettato, certo. Ok. Quindi magari forse Chiara non lo sapeva. Boh, non in realtà so. Rosa Chemical l'ha spiegato da alle Iene. Ha detto che sì, ne avevano parlato, ma in modo giocoso. Cioè Fedez non pensava che lui lo facesse veramente, poi alla fine l'ha fatto davvero. La cosa che io penso, non lo so, è un mio piccolo film, è che Fedez non stia benissimo in questo momento. A livello di salute, perché Eva ha già detto un po' di tempo fa in una trasmissione con Peter Gomez che a seguito di un'indagine medica gli avevano trovato una specie di infiammazione a livello dell'encefalo. Poi è una mia costruzione, non lo so. Secondo me questa cosa che balbetta in questo modo, perché cioè, si è risvegliata tutto in una volta, era un po' strano. Secondo me non sta benissimo, è quella storia, diciamo, di riappacificazione con le mani, no? Con l'anello che hanno messo da poco per far capire ai fan che è tutto risolto. Boh, sì, è tutto risolto, ma anche magari perché sta male, non lo so, io ho pensato a questo. Ma comunque voi mettete... Io ho una... No, scusa, volevo portare il discorso su... Vai, di la tua, poi perché volevo spostarlo su un altro piano. No, vai, che avevo una domanda provocatoria, cioè il fatto che noi stessi ne stiamo parlando e quindi esatto. In un certo senso loro vengono a meno della privacy... Come vi fa sentire? Cioè, se qualcuno lo facesse lo stesso discorso che stiamo facendo noi su di voi, questo ma loro hanno scelto. Mancanza. Loro hanno scelto di essere... Cioè, la loro vita è questa, fa parte del pacchetto, no? Di essere un mega super influencer, no? Sono d'accordo, sì. Cioè, ma lo sai che è così? Cioè, per me c'è una super parola, almeno per quanto riguarda la mia persona, che di solito non segue mai queste cose... C'è una grande parola che aleggia sopra tutto questo, che è la parola sto cazzo. Nel senso che, cioè, non per sembrare pragmatico e venale, però veramente, cioè, a me sembra alle volte che si parli di questa cosa per non parlare d'altro, o perché parlando di... Ciao Giuseppe, buona vita. Parlando invece di questa cosa qui, perché gli altri argomenti invece sono troppo pesanti, eccetera, eccetera. Cioè, raga, poi magari so io e va bene. Però, davvero, il fatto che, oddio, si potrebbero lasciare... io poi mi sento uno schifo quando lo dico, però non me ne frega niente. Vabbè, ma scusa, ma allora la parola corretta non è sto cazzo, è sti cazzi. Era quella parola che volevo cercare. Grazie. Singolare, plurale, dai. Eh sì, ma mi accontento di uno. Io a Roma sono due cose nettamente diverse, quindi... Ah. Scusa. Cioè, spiega, Andrea, io non la conosco la differenza. Cioè, sti cazzi è chi se ne frega al plurale. Okay. Sto cazzo è... Wow, me coglioni, cioè... Ah, ok. da noi in Sardegna invece è sto tipo... Sto cazzo un ratellone. Da noi è diverso, esatto. Cioè, si dice tipo... Tipo, non lo so... Beh, la cena lì costa 50 euro, andiamo? E io dico, sto cazzo che ci vado. Cioè, ma sei pazzo?
però già è più simile comunque, cioè non è inteso come chi se ne frega. No, comunque io sono d'accordo. In realtà non dici sto cazzo, dici minca mia. Ammetto. Brava. Che palle, adesso ci abbiamo due sardi. Che palle. Vabbè, okay. No, io guarda, comunque... in realtà siamo quello che più di simile ci può essere col Trentino. A livello sì, no, è vero, cultura. È vero, è una cosa che mi può solo che fa piacere. No, io no, più che altro volevo solo, e poi mi chiudo, attenzionare la questione sul fatto che appena manca Valentina, noi ci fiondiamo su argomenti di una bassezza incredibile. Cioè, se c'è Valentina, caccia fuori il tema questa cosa, questo comportamento della socialità che noi all'interno... manca, Fedez si lascia! Bellissimo! Bello! Non è proprio la prima... Sono entrati nella prima live col contenuto più trash di tutte, probabilmente. Yeah, ci sta, che bello! Andre, scusami. No, io stavo dicendo un'altra cosa. Secondo me non se ne parla abbastanza, o forse non se ne parla abbastanza nella mia bolla, non lo so. Però una cosa che mi infastidisce un po' del discorso privacy su Fedez e Chiara Ferragni riguarda i figli. Cioè, a me dà fastidio il fatto che i figli siano messi sempre alla mercé di tutto il loro pubblico, perché secondo me loro, poi magari mi sbaglio, una volta che raggiungeranno la consapevolezza tra qualche anno saranno stufi di tutta questa roba e vorrebbero tipo scappare, correre via lontano dai social e lontano da questa spettacolarizzazione continua, perché comunque anche a livello di diritto, cioè quella persona non è consapevole, tu non puoi mostrare a milioni di persone tutto quello che fa quotidianamente. Però il fatto è che puoi, in realtà, cioè lo fanno e... Non lo so, io ho un po' questa idea di smithiana memoria del fatto di dire oh, se loro lo fanno e a me non lede in nessun modo... Ma i bambini lede? Beh, ma quello non mi devo preoccupare. Cioè, nel senso, sì, e ti do ragione, assolutamente, però... Cioè, non è una cosa che... Non lo so, e se loro hanno deciso di comportarsi così, hanno deciso di comportarsi così, poi... Se il bambino crescendo rimpiangerà questa cosa, oppure la adorerà, oppure ci piangerà la notte, sarà. Ma il problema è che finché prendi una decisione per te, tu sei alla merce di tutti e quindi ci sta. Nel senso, tipo adesso noi stiamo parlando di Ferragnez, come dicevate voi prima, giustamente i Ferragnez stessi l'hanno scelto. Però i bambini no. Cioè tu metti alla merce di discorsi di qualsiasi cosa... bambini che non hanno neanche consapevolezza di chi sono, dove sono, quindi forse è lì il problema. Però lo fa il genitore, non lo fa una persona. No, lo fa il genitore, ma per me non dimostra, è un po' irresponsabile nei confronti del bambino, dal mio punto di vista. Ma che così come lo fanno i Ferragnez, così come lo fa una tizia che andava a scuola con me, che forse ho visto più suo figlio di mio nipote. Sì. Porco cane, Chiara Ferragni ha detto più volte che non devono essere gli altri a giudicare loro come genitori per questa cosa, ma saranno eventualmente i figli, quando saranno grandi, a giudicarli. Che in effetti... Proprio adesso deve passare una moto. Che in effetti è giusto. Cioè, nel senso, chi siamo noi per dire ah, secondo me i figli di Andrea mi sta crescendo un po' male. Cioè, non siamo nessuno. Possiamo esprimere delle opinioni, nel senso io non lo farei con mio figlio. Però in effetti okay, le persone che possono esprimere un'opinione sono le persone in questione che poi si vedranno qualche problema in futuro. A parte che secondo questo discorso uno non potrebbe esprimere un'opinione su niente, cioè sei un personaggio pubblico e è normale che le persone criticano anche determinati atteggiamenti con i tuoi figli perché tu mostri i tuoi figli, se non li mostrasse nessuno criticherebbe neanche il modo in cui li vestono, magari c'è gente che li critica anche per quello, ne sono convinto, sul fatto che siano brandizzati. Però dico, metti che uno dei due figli... come si chiama? Leone, giusto? Leone. Mm-hmm. Leone tra 10 anni si pente, cioè non è retroattiva come cosa, cioè che fa? Si cancella il passato? Li denuncia? Cioè cosa potrebbe succedere se uno dei due si pentisse in futuro di quello che hanno fatto i genitori su di loro? Io più che altro mi preoccuperei della pedofilia online, cioè tutte le foto dei... Da quel lato avrei più paura, ma io ho sempre paura dei malintenzionati online. No, che già lo fanno sulle persone maggiorenni, figurati sui minorenni, capito? È vero, sì. Io più quello.
È che Giacomo, hai detto che c'erano argomenti troppo bassi, ora siamo arrivati agli argomenti. No, no, ma infatti, no, ma... esatto, no, no, giustamente. No, però è il se. Nel senso, io penso che Chiara Ferragni e Fedez siano delle persone abbastanza consce di cosa posso portare il social e di quante persone possono esserci sui social. Penso che fossero abbastanza consci, quando hanno cominciato a mettere le foto dei loro figli online, del fatto che molto probabilmente sarebbero arrivate queste critiche, sarebbero arrivate delle cose in generale. E proprio per questo io non mi sento di giudicare. Poi che la mia idea io ce l'abbia, che secondo me quei bambini sono sovraesposti a un livello assurdo, che non dovrebbe essere, è la mia idea. Però loro lo fanno, e penso che abbiano una discreta concezione del mezzo che stanno usando, cioè non è la signora Concetta sotto casa che mette le foto del nipotino e fa 50 milioni di post addirittura. Ma sennò... poi i Ferragnez portano a quello, capito? Cioè il fatto che i Ferragnez li pubblichino legittima Concetta a dire: perché non mettere 6 foto di mio nipote in un carosello 3 volte al giorno? Ok. Sì, è una cosa che succedeva anche prima, Io mi ricordo anche su Facebook c'erano pieno di foto di bambini prima del successo di Fedez e Chiara Ferragni e dei loro figli. Però comunque sicuramente questa cosa peggiora la situazione. Comunque in chat sono tutti d'accordo, a quanto pare all'unanimità, sul fatto che, come scrive Jack, Fedez e Ferragni usano i bambini per fare like. E sono tutti d'accordo su questa cosa, non so se... Beh, ci guadagnano anche, nel senso, con i vestiti che indossano i figli, cioè è tutto un sistema quello. Vabbè, però aspetta, non ne hanno bisogno, nel senso, se c'è un marchio di alta moda che dice ti diamo tot per fare un post dove metti un mio vestito, cioè che lo metta Chiara Ferragni o lo metta la figlia, non è che guadagna più soldi perché lo metta la figlia, da questo punto di vista però, non penso che... Però Chiara Ferragni ha fatto la linea baby... e la fa mettere alla figlia tutta la brandizzata, cioè è tutto studiato in realtà. Quello lo trovo più normale, cioè più normale che faccia una taglia, una collezione baby, per dire. Sì, sì, però dico nel senso anche perché poi lo espone, cioè nel senso. E invece chi non lo fa? Camminerò, cioè... basso da te, na 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 na. effetti anche questa provocazione. Chiuso i bambini per le pubblicità in TV? O chi le belle canzoni a Sanremo? Io sono convinto che chiunque faccia queste cose qui, se manda i bambini o non manda i bambini, non lo so, questo inficia me e quello che insomma io vivo quotidianamente? No, inficerà sicuramente il bambino, la famiglia del bambino. Cosa si può fare allora? Si può cercare di far capire eventualmente i rischi che questa cosa può provocare, magari parlandone, magari cercando di renderli un attimino più pubblici, un attimino più conosciuti, magari col cambio generazionale ce ne saranno di più di accorgimenti da questo punto di vista, perché è ovvio che sia così. Però adesso come adesso io non mi sento di condannare queste cose qui, perché... No. MS Valentina dice che qualcuno ha bisogno, cioè secondo lei loro hanno bisogno dell'esposizione dei figli perché ci sono persone che li seguono esclusivamente per quello. Questo non lo sapevo sinceramente. Beh, può essere, perché magari più che interessati alla coppia sono interessati, cioè tipo che bellini alla bambini famiglia. Però sì, sì, esatto. Sì, ma anche se fosse, boh, sti cazzi, non so. Sì, ma se lo vivi lascia vivere, certo. Non lo so. Ma invece secondo voi chi non pubblica le foto dei figli riesce effettivamente a mantenere la privacy? Perché sì. Io sentivo Fedez che si difendeva da queste accuse in un'intervista, non so dove, e lui diceva: se io non pubblico foto di mio figlio, i paparazzi non fanno altro che cercare di fare foto a mio figlio, e quindi in realtà io, pubblicando quello che voglio io, lo vado a proteggere da altri sguardi indiscreti. Contando che loro sono molto famosi, può essere, cioè bisogna vedere la situazione come sarebbe stato. Però per esempio Mr. Marra, che fa parte del celebre podcast, ha avuto una figlia e lui non la espone, forse c'è solo tipo una foto dove si vede il viso, forse, non mi ricordo. Però per il resto non ha mai messo foto dove si vede proprio il viso. Non è successa questa cosa di cui parla Fedez, quindi... Però lui non è famoso come Fedez.
No, però poi boh, non lo so, cioè secondo me non è della stessa portata, cioè non è che i paparazzi riuscirebbero a raggiungere tante persone quante quelle che Fedez raggiungere storie. Poi soprattutto essendo minorenni, cioè non dovrebbero avere comunque una liberatoria cioè, firmata Sì. da loro, penso. Sì, di Infatti, solito infatti. i paparazzi quando pubblicano poi le foto dei minori, tipo coprono il volto, il Oscurano. viso. Allora non Sì. ha senso questa difesa, scusa. Cioè non è che io stia attaccando Fedez, però questa cosa dei figli, boh, cioè, effettivamente è una riflessione che secondo me merita. E poi, come dice Valentina, Kylie Jenner, più famosa di Fedez e Chiara Ferragni, i figli non li espone, cioè per 2 anni li ha tenuti lontano dai riflettori. Ma posso fare una Ma infatti domanda? mi riferivo a lei. No. Ah, ok. Posso fare una domanda? Chi è? Kylie Mi piace Jenner. questa purezza di Giacomo, mi fa. Che poi c'ha ragione, cioè nel senso, ma No, che c'è? ha detto il più famoso di Fedez. Io non so chi sia. È una tizia La sorella delle americana. Kardashian. Ah! Oh, Ah, le comunque Neurosgami Kardashian. è un scherzo, Io non è non... qualcosa. Mi sono sentito una cacca, io non conosco niente Kylie di si conosce, E poi ragazzi. sta con Travis Scott, giusto? O no? Non so Eccolo, questa. vedi che era Eccomi, raga, mi hanno Too hackerato tutto. much Ciao. gossip, No. fino a qui non ci arrivo neanch'io, non lo so. No, io non Vabbè. ho. Ok, scusa, io sono. Mamma mia, non. Ci Scusate. dicono che casa di Vasco Rossi è sempre assediata. Per quale motivo? Ok, ah, per la privacy dicono, A loro secondo in me, casa, secondo me. ah, pensavo per i figli, a far vedere dove si abita. Ah, a me avevano raccontato una cosa assurda della casa di Laura Pausini. Ora non so come faccia la gente a sapere dove abita Laura Pausini, però i fan talmente fuori di testa che andavano a casa loro a strappare le foglie, a casa di chi ha, buonanotte, di Laura, a staccare le foglie dagli alberi per incorniciarsele in casa e dire questa è la foglia dell'albero in casa di Laura Pausini. Ma sì, raga, ma io so anche di tipo Taylor Swift ha raccontato che le sono entrati in casa più volte, non per rubare, ma solo per dire che erano entrati a casa sua. Mica. No, raga, no, non mi dovete dire queste cose. Giuro, Così io alzo mio cambia affluente. serratura, cambia tutto. Chiude tutto. Quindi hanno ragione quando arrivano a chiedere un selfie durante un funerale, se nessuno mette dei limiti, perché dovrebbero mettergli follower? Ma secondo me adesso si è sdoganata un po' la cosa che è possibile fare tutto in tutte le situazioni. Perché è possibile che si possa chiedere un selfie durante un funerale e se l'hanno fatto perché non dovrei farlo io? No? Si crea questa roba qui. È che magari queste robe qui, perché le persone che non hanno tatto esistono da sempre, okay? Ci sono da sempre, è che noi adesso sappiamo questa Di più. vicenda, sappiamo di più, conosciamo di più ed è un mezzo che ha insomma una faccia bella e una faccia brutta perché conoscendoli di più e avendo questa portata mediatica che stanno avendo, al contempo, oltre che indignare, sdoganano un messaggio che insomma è quello, cioè lo posso fare anch'io, no? C'è anche questo aspetto qui che secondo me è interessante. Sono Secondo d'accordo, a me, me è successo. scusate. No, Vai. dicevo, secondo me c'è anche la linea, Fidatami. lo stigma che c'è anche per utilizzare i social per qualsiasi cosa, basta vedere negli ultimi 10 anni, diciamo, quanto era un po' uno stigma essere un influencer oppure aprire un canale YouTube oppure aprire qualsiasi cosa, invece adesso lo fanno tutti, non hanno nessuno, cioè è molto più socialmente accettato anche essere un TikToker oppure essere un qualsiasi cosa, no? Perciò immaginatevi fra 10 anni cosa ci potrà essere anche di limiti che adesso abbiamo, ma magari in futuro non ci saranno più. Pensate solo ai bambini che appunto a 3 anni già sono dei TikToker con 1 milione di follower. È vero, Cosa è anche succederà? peggiore, è anche peggiore del discorso dei figli di Fedez e Chiara Ferragni, perché so che specialmente all'estero è diffuso questo mercato dei baby influencer, proprio con milioni Zitti, di cos'è follower. andato a Ludovica? Anche quello. Mamma mia, io mi sono chiuso un mese con quelle cose. Vabbè, E poi chiude poi, più. quando arrivano ad avere 16-18 anni, vengono accalappiati da delle società aiuto e poi messi tutti insieme in delle case per fare balletti. Di È che solito, davvero. finché Io lo sapevo capitano delle queste ragazze cose, giapponesi, tipo.
che c'erano delle case in Asia, non so dove hanno. Ho visto questa foto di ragazze, tipo una sfilza di 10-20 ragazze, tutte con il cerchio, il ring light e il telefono, tutte a streamare nello stesso Ah, momento, sì, è come vero. allevamenti di TikToker, tipo. Allevamenti Tipo i salmoni. È che questa roba qui, secondo me, cioè, è giusto parlarne, ma è giusto appunto anche far capire qual è il problema. Perché altrimenti, come si è visto, come abbiamo visto anche adesso con questa questione qui, le persone pensano che sia normale fare una cosa del genere, quando effettivamente non lo è. E si crea quel paradosso, lungi da me paragonare le due cose, ma mi serve per fare un esempio, si crea quella cosa che se io nasco in un contesto dove c'è lo schiavismo e tutte le persone la vivono come una cosa normalissima, io cresco e sono convinto che lo schiavismo sia una figata. Ok, c'è quella roba lì. E allora Posso non ci penso decontestualizzare neanche che sia questa sbagliato. frase? Contestualizziamo per evitare il ban. La mettiamo, no, l'esportiamo e la mettiamo diretta su Instagram di durata 4 secondi. Come gli audio di Barbero Esatto. che dice È sto un casino, no, minchia. ma è vero. Se voi prendete dei miei video e li decontestualizzate, è la stessa cosa, sembra un Ragazzi, pazzo, questo, vero? anche questo è un altro tema, secondo me, molto interessante. Non mi viene neanche la parola, decontestualizzare quello che dicono le persone, perché adesso, no, con i 5 secondi a cui siamo abituati di attenzione, uno può prendere qualsiasi cosa che dice una persona no, e far passare una certa idea, magari. Succede un sacco di volte con i giornalisti anche, cioè non solo con le clip su TikTok, ma anche i giornalisti magari riportano delle parole di un determinato personaggio che poi tu vai a sentire, magari non erano proprio quelle o sono state tolte dal contesto, quindi Questa succede un po' cosa in tutti gli mi è capitata col video sul cambiamento climatico, dove all'inizio rompo dicendo non è solo colpa dell'uomo, tutti i negazionisti, aveva ragione, ascoltatelo. Poi alla fine dico, guardate che è un po', niente, non hanno sentito solo quello che gli interessava. Perché lì la soglia dell'attenzione secondo me cala Esatto. e le persone vedono solo inizio video. Comunque io apprezzo un sacco Sassa che cita qualcosa di incredibile in chat, le voglio tanto bene. Stanno uscendo delle Due. perle, infatti, mi dispiace, non stare appresso, ma quella è, non lo so se possiamo dirlo perché forse rischiamo il ban, però è quello che ci riferiamo per. È una clip decontestualizzata di Barbero, top. Mi fa un botto ridere quando la vedo ogni volta. E poi tipo a volte mettono sopra, tipo io all'esame di diritto, una cosa del genere, c'è cioè quella clip, bellissimo. E questo quindi. Giusy? Vabbè, Ti no, ho pensavo sentito che prendere aria, hai preso tornare. aria fortissimo, l'ho sentito qua. Tornando al discorso privacy e popolarità, io penso che comunque il fatto che una persona metta sulla, come dire, in spiaggia così tutta la sua vita, comunque non giustifica il fatto che tu le debba andare a rompere bip Certo. per farti la foto, anche se magari sta in questo caso al funerale, nel caso di Maria De Filippi o in altri contesti privati. Cioè, una cosa non, secondo me non È sono il delle cose che. discorso, ah, è stata stuprata perché si vestiva poco. Quella roba lì. Più che Esatto. A me, tipo, altro una piace. persona al funerale. No, scusa, Giusy, vai, vai. No, scusa, mi stavo pensando quando ero più piccola, cioè stiamo parlando tipo del 2011 che non usavo Facebook. Ero in vacanza in Sardegna con questa mia amica e lei aveva visto che c'era un calciatore nel suo lido privato, cioè comunque con la famiglia, e voleva stare per i fatti suoi, però lei si voleva fare la foto insieme a tutti i costi. E siamo dovute andare a rompere le palle, perché poi vabbè io stavo insieme, insomma, vabbè. E mi sono pure sentita in colpa che quello stava con la figlia a fare i fatti suoi e dovevamo andarci a fare la foto per forza per metterla su Facebook. Cioè, io per esempio ne ho incontrati tantissimi di VIP in questi Giusy, ma tu anni, conosci il non ne ho mondo? mai fermato uno. Sono Di loro che no, fermavano te. veramente, cioè io non voglio rompere le palle. Io mi sento. Dipende Cioè, dalla situazione, dipende dalla situazione. Certo, se tutti ci stanno parlando, ci parlo anch'io. Se tutti stanno fare chiedendo la le foto, foto. però se per esempio c'è una situazione dove rompi, tipo quest'estate, ero a cena fuori, avevo al tavolo accanto Daniele Silvestri, che è un cantante che io stimo un botto, cioè lo adoro, ma non gli ho rotto le scatole, era con la famiglia, la suocera, i figli. Non sono andato lì a dirgli, ehi, facciamo una foto, ho fatto finta di Tra l'altro lui nulla. ha un sacco di gatti, i Sì. famosi Io gatti silvestri. ci stavo credendo, te lo giuro. Ci stavo credendo.
Oh, bravo. I soldi. Giusto. Questa volta era proprio giusto. Scusate. Sento una merda. Siamo più o meno in addirittura d'arrivo per la live. Parte sempre questo sciollorio, noi lo chiamiamo in sardo, che... Guarda che adesso tu non sei autorizzato a parlare la tua lingua. Lo sei. Però si capisce sciollorio, cioè tu come lo interpreteresti sciollorio? Sciollorio, perché sciollorio, capito? Tipo un po'. Certo. Dimmi il significato di sciollorio, Giacomo. Ciao! Dov'è questo che c'è lui? Ecco, secondo me è tipo un bordello. No, è un po' di sì, un po' di casino. È un po' di cazzeggio. Senso. Ah, ok. Un po' di no sense, così. Okay. No sense. E calla. E questa è la giornata. È tizio che non trova le emoji di noi. Non so dove si trovano, cioè, sinceramente. Ma come? Sono dove c'è la le ho pubblicate, le ho viste. Sì, le ho pubblicate io. La no, le stanno in chat, le ho viste. Ah, top. Ma chi è il secondo? Io. Ma chi è il secondo? Sono io il secondo. No, il secondo sono io. No, okay. Io lo sto capendo di cosa state un parlando. Attimo che le metto qua. Aspetta. Le emoji, i nostri adesivi. Allora, il primo è Love, non ci interessa. Il secondo è Giusy, poi io, poi Veronica. Ho preso le prime, poi le cambiamo. Comunque, non so voi, ma come scrive Sassa Pandistelle, cioè, io, vabbè, quando incontro una persona con cui vorrei farmi una foto così, io divento una roba. Ragazzi, cioè, perdo l'abilità della parola. Utenti. Grazie. Grazie del Rai. Grazie. Norman Pod. Il nostro fratello Norman. Ride. Mio fratello Norman. Grazie, no. Saluto. Cioè, ci mandi Rai quando stiamo per chiudere la live, raga. No. No, e dico che io come Sassa mi sento un botto in imbarazzo, non ce la faccio, ma proprio non ce la faccio, mi sento troppo. No, sì, quest'estate ero a Orosei in Sardegna, c'era Mahmood, che immaginatevi un paesino inutile della Sardegna, lui è originario di lì. Inutile. Beh, dai, Orosei, poverino. Ah, spoiler, Giulia e Canjon sono dello stesso paese della Sardegna. Ma non diciamo quale, perché sennò poi arrivano sotto la privacy. E quante possibilità c'erano? Dello stesso. Ma andavate a scuola assieme? No, a fianco. In realtà nelle, cioè, due scuole attaccate alle superiori. Minchia, quante. Wow. Raga, aspettate, contestualizziamo perché tutti chiedono cos'è un raid. Se non sbaglio è quando un altro streamer finisce una live e butta tutti i suoi spettatori su un'altra. Bravo. Giusto? Quindi ci hanno buttato. No, e Giulia, scusa? Norman Pod. No, che c'era Mahmood che giocava con i suoi cuginetti a pallavolo ed era una situazione dove lui palesemente voleva stare con la sua famiglia perché immagino aveva appena fatto Sanremo, forse. Sì, che l'anno scorso aveva vinto Sanremo. E c'era un sacco di gente, tra l'altro in vacanza lì, che stava aspettando che lui finisse di giocare a pallavolo per chiedergli la foto. E mi è venuta proprio tristezza. Perché lui voleva solo farsi i cazzi suoi con la famiglia. Lì è stato brutto. Ma sai che avevo visto forse addirittura i TikTok? Tipo, avevano pubblicato i TikTok di lui che giocava, una roba del genere. Poi tristissimo. E lui era tipo a 10 metri da me e io pensavo, povero Alessandro. Eh sì, l'ho letto, Norman. Io vabbè, scrivimi in privato, ti spacco la faccia. Ok. No. No, no, ma non è vero, assolutamente. Aspetta, highly suggested topics, Pseudonymous Economy. Ma perché scrivi in inglese? Cyberpunk e il loro manifesto. Ma che lingua ho scritto? Ammazza che raid che abbiamo ricevuto, il raid dalle live. Allora, poco fa stavamo parlando di Fedez e Ferragni, lo so che non è da influencer, ma eravamo scesi così basso perché non c'è Valentina Melaidi, no, a parte gli scherzi, stavamo parlando di privacy. Social, perché è quello il topic, giustamente, però la Pseudonymous Economy sinceramente non so cosa sia, però me la studio. Io non sapevo che era quella lì, come si chiamava? Alagi Shnivsan, credo sia il talk del TEDx, presumo, un totale, giusto? Sassa Pandistella è bannata dal bot di Streamlab. No, no. Ma come no? Perché scrivono in maiuscolo. Ma perché raga, questa cazzata che non puoi scrivere in maiuscolo? Scusate, la gente viene bannata a caso. No, no. C'è un ragazzo che ci ha visto al boom, dice. Ci ha scoperto al boom. Ci ha scoperto. No! Ah, qui. Ciao,
Tra l'altro, volete sapere la grande figata? Io non ero lì perché, e ho scoperto dopo sta cosa, quello dove posto dove grazie dove Norman per l'abbonamento. E io ho grazie. Cominciato a insegnare, grazie, e io ho cominciato a insegnare in una scuola di musica che si chiama Boom, ed era lo stesso giorno, e mi fa un botto ridere questa cosa, perché erano due posti che hanno lo stesso nome, e mi ha fatto un sacco ridere. Cioè, noi nello dice, stesso sono giorno quello degli appunti. Raga, fate finta di ricordarvi, vi prego, uno di voi, vi prego. Sono quello degli appunti. Io non c'ero. Aspetta, no, spiega meglio la cosa degli appunti. Spiega questa cosa degli appunti. Perché c'era un sacco di gente che prendeva appunti. Infatti, appunto. C'era gente che prendeva appunti e gente che faceva i video. Sono quello con l'asta che parlava di appunti. Ah, ok. Non ci credo. No. Noi pensavamo uno studente. Esatto. Grande. Ah, ok, capito adesso. Comunque è un botto interessante la roba che hai spiegato, mi è piaciuta veramente molto. Sì, molto, molto, è molto. Vero. A me. Top. Comunque eravate molto carini sul palco tutti vicini. Sì. Grazie. Sembravo anche il più alto. Però mancavate voi. Beh, vabbè. Certo, non è che devi arrivare tu a dirmelo. C'era Mister Pitagora, non penso che penso che sia più alto lui. Cioè, le foto che hanno chiesto a Mister Pitagora, raga, ma vogliamo... Infatti, raga, non basta. Adesso i miei figli non li farò mai vedere a nessuno, innanzitutto. Neanche ce li hai e già sono nascosti. Già li nascondo. Ma non ce li hai per davvero? No. Oppure sì, non lo so, non lo saprei mai. C'è la privacy. Mi piace questo mistero. C'è la privacy. Esatto. Bello. No, vedi che sei già entrato nel mood. Ma per me siete sicuri che non ce li avrò? Che si è abbonato mentre parlavamo di Intotao? C'è qualcuno che si è abbonato? Norman Pod. Sì, Norman. Norman, vieni anche te su Telegram in questo gruppo di matti. Dammi il nickname o... Se senti questo bisogno impellente di entrare da me, tipo, le discussioni stanno aumentando nella stanza dietro, quindi non so quanto posso attivare il microfono perché aumenta. Facci sentire. No, forse è meglio di no per Twitch. Facci sentire e le commentiamo insieme. A proposito di privacy, tra l'altro, loro sì, sono... Esatto, cioè concludiamo con la ciliegina sulla torta degli ospiti a casa Cangion e dei loro discorsi. Vabbè ragazzi, non so, siamo arrivati a una quadra, no, perché alla fine ognuno ha detto la sua, però secondo me anche parlando di... Perché non c'è una quadra, secondo me, questo argomento. Esatto, non esiste la quadra, quindi abbiamo toccato vari argomenti, da argomenti super seri a altri argomenti del trash, ma cose interessanti. Abbiamo dato il benvenuto a Federico, Mister Pitagora, e Giacomo che sta infilando a questo Giacomo che e Giulia Aka di Svago che parla di marketing, quindi loro sono i primi due influencer che vi stiamo presentando perché noi li abbiamo conosciuti di persona all'evento Boom a Bologna, ma c'è qualcun altro che sta arrivando, quindi piano piano insomma saprete un bel po' di novità. Ovviamente stasera mancano Valentina e Veronica. Che sì, non se ne sono andate, non sono scappate. Ci sono Valentina, è vero, ma non riuscivano a connettersi. No, non se ne sono andate, peccato. Non le abbiamo rimpiazzate prima che ci odino tutti. No, non abbiamo rimpiazzato Valentina, esatto, con Federico e Giulia. E vabbè, come al solito, voi seguiteci, vabbè, voi... parlo ai non abbonati perché gli abbonati ormai sanno tutto, seguiteci sul magazine, seguiteci sul gruppo Telegram abbonati, canale Telegram 36 e 2. Dunque, cosa? Ma c'era febbre? No. Allora. 36 e 2. Ok. Bene ragazzuoli, io vado sulla neve, vado a slidare. A slidare. Ma sei un falso. Va bene. In realtà quella neve è finta, lo sappiamo tutti. Esatto. Diventeranno live tipo come le manifestazioni del Friday for Future. Dici che ci sarà troppa gente, ma no, ci alterneremo, non faremo mai che saremo tutti quanti, perché sennò effettivamente diventa immagini con i quadrettini piccolissimi di una persona. Ognuno che parla, un casino. Bellissimo. Ci vediamo questa settimana. Ci vediamo next week e... Niente. Ciao. Ciao belli. Ciao. Grazie di essere passati. Ciao.